Eccoci qua, siamo arrivati a settembre. Avete fatto le ferie, vi siete divertiti. Ora è tempo di capire dove posso andare a mettere quei pochi soldi che mi sono rimasti, che non mi ha portato via le tasse e le varie cose cattive. Ciao a tutti, bentornati sul canale, sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro amichevole investitore, risparmiatore della porta accanto. E oggi andiamo a vedere due aziende che sono nella mia watch list e per le quali spero al più presto di fare un ingresso nel momento in cui il prezzo me lo permetta, che non è detto che poi sia il prezzo già dove posso andare, ma questo non lo dico perché ovviamente questi non sono consigli finanziari, ma la mia watchlist sono i miei investimenti fatti con i miei soldi e sono solo spunti per chi dall'altra parte come te mi sta guardando e potrebbe dire: ma questa azienda non la conoscevo, fammela approfondire. Per cui solo spunti di riflessione. Se sei nuovo sul canale, per favore iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. E ovviamente, se questi contenuti sono di tuo gradimento, fammelo capire con un pollice in su. Ovviamente lascia un commento qui sotto per farmi capire se conosci queste aziende o se vogliamo approfondirle o qualunque cosa tu voglia. Per cui andiamo a vedere le aziende, le due aziende nella mia watch list di settembre. Premessa, sono aziende che percepisco in linea con il mio obiettivo di investimento a lungo termine, per cui non sono aziende che potrebbero andare bene per il portafoglio di tutti, ma vanno bene per il mio piano di investimento, per il mio progetto di vita di investimento e per quelli sono i miei obiettivi. Non sono per cui aziende da considerare buone per tutti, ma ovviamente ognuno deve fare le proprie valutazioni e poi andare a approfondire quali sono i fondamentali, quali sono le cose che ci interessano in questa azienda, se crediamo nel progetto e ovviamente se sono aziende che a nostro piacimento o comunque a nostro giudizio dovrebbero essere tenute per sempre nel nostro portafoglio, ovviamente se non cambiano i fondamentali. Come sempre sono solo analisi introduttive che poi andrebbero approfondite nel caso in cui effettivamente questi business ci piacessero e per cui vorremmo investirci. E ripeto, non sono un consulente finanziario, per cui si tratta di mie semplici valutazioni e non un invito ad investirci. Perfetto. Moelis & Company, un'azienda con la market cap di 4,3 miliardi di dollari, un dividendo lordo del 7,07%, con un dividendo netto per noi italiani del 4,45%. Il ticker è MC ed è un settore financial. Moelis & Company opera come società di consulenza di investment banking negli Stati Uniti d'America, in Europa e anche a livello internazionale. Offre servizi di consulenza nei settori delle fusioni e delle acquisizioni, ricapitalizzazioni e ristrutturazioni, delle transazioni sui mercati dei capitali e di altre questioni di finanza aziendale. L'azienda offre i suoi servizi a multinazionali pubbliche, società private del mercato medio, sponsor finanziari, imprenditori e governi, alleanze strategiche con Sumitomo Mitsui Bank Corporation e SMBC Nikko Securities Incorporated e Alvaro Daville Schenker SC. La società è stata fondata nel 2007 e ha sede nello stato di New York. I lati positivi di questa azienda che ho trovato: il return on asset di Moelis & Company è del 27,55% ed è tra i migliori rendimenti del suo settore. Moelis & Company supera il 95% dei suoi competitors in questo settore e il rendimento medio del settore è del 6,52%. Il return on equity è del 79,34% ed è tra i migliori rendimenti del settore. Moelis & Company supera il 96% dei suoi omologhi del settore. Il rendimento medio del capitale proprio di questo settore è del 17,73%. Il basso PEG ratio, che compensa il prezzo utile per la crescita, indica una valutazione piuttosto economica al momento della società, per cui potrebbe essere in un range che molti potrebbero valutare acquistabile. L'utile per azione è cresciuto in media dell'11,71% negli ultimi 5 anni. Nell'ultimo anno le entrate sono cresciute del 63,15%. Moelis & Company mostra una crescita piuttosto forte dei ricavi. Misurata negli ultimi 5 anni, il fatturato è cresciuto circa dell'11,32% su base annuale. Confrontando il rapporto debito-patrimonio netto di 0, con un debito medio del settore di un patrimonio di 0,26, Moelis & Company dipende molto meno dal finanziamento che il suo settore pari. In media, il dividendo di Moelis & Company cresce ogni anno del 14,04%. Per chi investe in dividendi come me, se l'azienda andasse, diciamo, a rivalutarsi con le sue quotazioni, ovviamente il yield on cost nel lungo periodo potrebbe essere molto interessante. Lati negativi: confrontando il rapporto price book di Moelis & Company con il rapporto medio dei prezzi del settore di 2,04, Moelis & Company è valutato più costoso dei suoi omologhi nel settore. Il 90% della società quotata nello stesso settore è valutato più economico. Confrontando il tasso di crescita dell'EPS negli ultimi anni con il tasso di crescita dei prossimi 5 anni, si nota che però la crescita sta andando a diminuire. Gli utili stanno anche crescendo più lentamente del proprio dividendo, ciò significa che la crescita dei dividendi non è sostenibile se continuasse così. Il
Il 129,54% degli utili viene attualmente speso per il dividendo da Moelis & Company. Questo ovviamente nel lungo periodo non è un rapporto di pagamento sostenibile. Vediamo un attimino, l'azienda è un'azienda globale indipendente, è appunto un investment bank che va a provvedere una specie di soluzioni innovative, soluzioni che vanno poi a diversificarsi su una diversa base di clienti con un focus del long lasting deep time client relationship, per cui si cerca di creare delle soluzioni che vanno a creare una tipologia di relazione col cliente che sia duratura nel tempo. Fondata nel 2007, ha completato la propria IPO nel 2014. Ha un estensivo global network con circa 950 persone impiegate in 21 aree geografiche del Nord America, America, Europa, Middle East, Asia e Australia. Poi se ne avete dove diversificata, come dice anche l'iconcina qui di lato, 21 geographic location, 950 impiegati o dipendenti, 670 investment bankers, 125 direttori generali, 22 anni di esperienza per quanto riguarda questo tipo di settore. Qua possiamo vedere anche come va ad evolversi il dividendo nel tempo. In blu si può vedere il dividendo regolare e in giallo invece il dividendo speciale che viene erogato ai propri azionisti, per cui nel 2014 si vede che avevano più o meno $1.60 di dividendo, che è andato a crescere con i dividendi speciali. Poi ovviamente nel 2018 è andato un po' a calare, ma si è ripreso. Diciamo che ha avuto un picco del 10,01% di dividendo, inclusivo del dividendo speciale, che ovviamente è la quota di cui parlavamo prima, di un 7% circa lordo. Sono anche dei trusted advisor che si focalizzano sull'M&A, restructuring, soluzioni di capitale, soluzioni di market, come dicevo prima, fondi privati e advisory. E hanno una diversificazione anche dei propri expertise, delle proprie competenze, che vanno a diversificarsi su diverse industrie, diversi settori. Poi andiamo a vedere anche le performance. Nel Q2 del 2021 hanno avuto una revenue di $361 milioni, più del 126% del Q2 del 2020. E poi, come dicono anche qui sotto, hanno un healthy balance sheet with strong cash position and no debt or goodwill. Questa è la parte che mi interessa molto, nel senso che comunque, pur investendo tantissimo, hanno un conto economico piuttosto in forza perché non hanno debiti e hanno tantissimo cash a disposizione. La seconda azienda è Manulife Financial, $39,5 miliardi di market cap, dividendo lordo del 4,4%, dividendo netto del 2,44%, ticker MFC, e anche questo settore financial. Manulife Financial Corporation, insieme alle sue filiali, fornisce prodotti e servizi finanziari in Asia, Canada, Stati Uniti e anche a livello internazionale. La società opera attraverso le attività di wealth and asset management, prodotti assicurativi di rendita e segmenti corporate e di alto livello. Il segmento wealth and asset management business fornisce fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa, prodotti pensionistici e di risparmio di gruppo e servizi di gestione patrimoniale istituzionali attraverso agenti e broker affiliati alla società. Anche società di intermediazione di titoli e consulenti finanziari, consulenti e banche con il piano pensionistici. Invece il segmento prodotti assicurativi vitalizi offre prodotti di deposito e credito, vita, individuale assicurazione individuale e di gruppo per l'assistenza a lungo termine e prodotti anche di rendita garantiti e parzialmente garantiti attraverso degli agenti assicurativi, broker, banche, pianificatori finanziari e marketing diretto. Il segmento corporate e other è coinvolto nell'attività di assicurazione e riassicurazione immobiliare e infortuni, operazioni di riassicurazione DEDEA, comprese le rendite variabili e infortuni a salute. Gestisce anche portafogli di legname e agricoli e si impegna in attività di agenzia assicurativa, gestione di portafogli e fondi comuni di investimento, concessionario di fondi comuni di investimento, riassicurazione vita e finanziaria e attività di gestione dei fondi. Inoltre la società detiene e gestisce proprietà petrolifere e di gas, detiene royalties di petrolio e di gas, obbligazioni e azioni estere e fornisce servizi di gestione degli investimenti, consulenza e lead dealer. La Manulife Financial Corporation è stata costituita nel 1887 e ha sede in Toronto e Canada. E qui ovviamente, e come si può vedere anche dal dividendo, il netto è molto più basso perché, pur essendo quotato al NYSE, la tassazione dei dividendi canadesi è più alta. Fra la tassazione americana e quella italiana siamo intorno al 37%, quella canadese e quella italiana stiamo intorno al 45%. I lati positivi di Manulife Financial. Allora, ha un profit margin del 12,16% e questo è meglio della media del settore, del 9,85%. Quando si confronta il price to book ratio corrente con il valore contabile, questo viene valutato a un prezzo piuttosto basso. Viene scambiato a 0,89 volte il suo valore contabile. Confrontando il rapporto price to book con il rapporto medio dei prezzi del settore di 1,13,
Manulife Financial viene valutato a un prezzo piuttosto basso. Il rapporto PE è di 9.21, il che indica una valutazione molto interessante. Il rapporto prezzo-utile è di 9.21, il che indica una valutazione molto interessante. Il rapporto PE è anche più economico della media del settore, che è di 12.98. L'utile per azione è cresciuto in media del 10.44% negli ultimi 5 anni. Manulife Financial mostra una crescita piuttosto forte delle entrate. Misurato negli ultimi 5 anni, il fatturato è cresciuto del 16.9% su base annua e paga un dividendo da almeno 10 anni, quindi è un track record piuttosto affidabile per chi, come me, cerca investimenti in ambito di dividendi. Gli utili stanno crescendo più del dividendo, ciò rende sostenibile la crescita dei dividendi. Il core earning sono 5.5 miliardi di dollari, gli asset under management sono un trilione e tre, come si può vedere sempre in crescita dal 2016, mentre per quanto riguarda il core earnings sono in leggero calo rispetto al 2019, però la crescita era costante anche in passato. Il net income per i shareholder è in crescita, 5.9 miliardi di dollari, e new business value è di 1.8 miliardi di dollari, anche questo leggermente in calo, con un declino di circa il 13%. L'asset mix è molto diversificato, come si può vedere, e anche per quanto riguarda la qualità del debito in cui l'azienda va a investire, abbiamo un 41% di A, un AA 17%, un AAA 17%. Le A vanno a coprire la maggior parte del portafoglio. Poi c'è una tipa B a 23 e poi solo piccole parti di BB e DB o lower o senza rateo. Per quanto riguarda invece la diversificazione dal punto di vista degli asset, diciamo che è fortemente diversificata in tutti gli asset, ma la maggior parte, circa un 52% in bonds, divisi quasi equamente fra corporate bonds e government bonds. Poi ci sono anche dei mutui, 13%, cash and short term security, 6%, e poi tutto il resto diversificato con una diversificazione molto ma molto più piccola, senza una esposizione molto importante su magari i diversi settori. Per quanto riguarda invece la diversificazione geografica, abbiamo un 46% negli Stati Uniti, un 4% in Europa, un 5% in Giappone, un 30% in Canada e il 15% Hong Kong, resto dell'Asia e altre nazioni. Per quanto riguarda le holdings in security, abbiamo anche qui un 72% che sono AAA, un 16% AA, un 10% A single A e poi la rimanente parte a tripla B. Gli asset in Grecia, Italia, Irlanda, Portogallo e Spagna sono limitati a uno 0.3% o meno del totale degli asset investiti. Il 30% di Asia o altri asset, incluso il Giappone, rappresenta solitamente degli emettitori sovrani. Il 98% ha un rateo sopra la B, o meglio, con un 72% che ha un rateo di almeno AAA. Questo è molto interessante per quanto riguarda la sicurezza degli investimenti. Tipi di proprietà. Per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio di mutui, abbiamo un 18% in retail, un 39% di single family residential diviso in CMHC e normali, poi una piccolissima parte anche in multifamily residential, 11%, e poi diversificato anche il 19% in uffici, un 5% in industrial e così via. La diversificazione è anche geografica, 63% del portafoglio si basa in Canada con la rimanenza negli Stati Uniti d'America, per cui tutta la parte di mortgage, per cui di mutui, è negli Stati Uniti d'America o in Canada, per cui Nord America. Per quanto riguarda la tipologia di proprietà commerciali che sono state andate a finanziare, sono un 38% in downtown, per cui nelle zone periferiche, 26% per il proprio uso, 12% suburbano, 13% residenziale, 8% industriale e 3% retail. Non c'è praticamente nessun tipo di leva, per cui viene fatto tutto con i soldi dell'azienda. La percentuale di occupazione degli appartamenti o comunque degli immobili è del 93%, con un long term lease che rimane essere in media un 5.5 anni. È diversificato anche questo geograficamente, con 43% negli Stati Uniti, 41% in Canada, 14% in Asia e 2% in Australia. Per quanto riguarda il long term asset duration, abbiamo 35% in infrastrutture, 6% in fattorie o comunque in campi coltivabili, 10% in oil and gas, 13% per il legname e 28% in private equity. Bene bene, ecco, queste sono due aziende che sono nella mia watchlist, che sto monitorando, che mi piacciono tanto e credo che in un modo o nell'altro cascheranno nel secchio del mio portafoglio. Volevo sapere quali sono le vostre impressioni rispetto a queste aziende, se le conoscevate, se non le conoscevate, se adesso che le avete conosciute le andate ad approfondire, perché ovviamente io ho un piano di investimento basato sui dividendi, ma come dico sempre, molte di queste aziende che vado a scegliere sono aziende per le quali mi aspetto anche una crescita di capital gain. Non tutti lo fanno, molti guardano solo al dividend yield,
Io guardo un dividendo di alto, ma non solo quello. Bene, se questo contenuto è stato di tuo gradimento, per favore lascia un pollice in su, che lo fai capire a me, ma anche all'amico YouTube, che mi fa salire sugli algoritmi, e quello sì che è un buon investimento. E se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche, ti aspetto per i commenti qui sotto, così ne discutiamo insieme. Il tuo amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto, ciao e ci vediamo al prossimo video.